Ma ti ancora da festeggiare ufficialmente sul campo, però ieri è arrivata, è stata la serata della notizia della Lazio in Champions. Che serata è stata per te? No, è una serata importante, però comunque noi ci eravamo già messi in testa di fare 9 punti nelle ultime tre, quindi ne mancano ancora 6. Qual è stato secondo te i segreti, cioè dove la Lazio è riuscita a conquistare la Champions League? C'è stato qualcosa di particolare che secondo te è stato l'elemento chiave per raggiungere il traguardo? Ma forse rispetto all'anno scorso abbiamo avuto molta più continuità. Abbiamo vinto partite importanti contro squadre di livello e abbiamo quasi ad oggi tutti gli scontri diretti a favore, quindi questo è una cosa molto importante. Cos'è cambiato per una Lazio che conquista la Champions League e cosa deve cambiare per affrontare la Champions Ma sicuramente dobbiamo crescere ancora tanto su tanti aspetti, però lavoriamo ormai insieme da 2 anni, quindi le basi ci sono e noi abbiamo ancora tanta voglia di imparare dal mister. La soddisfazione personale di una stagione da incorniciare? Beh sì, sono contentissimo, sono arrivato in doppia cifra, ho fatto gol in partite importanti, quindi sono contento della mia stagione. Ma il pensiero di giocare la Champions League, il solo pensiero e la sola immagine, che cosa ti provoca? Ci hai pensato? Beh sì, era uno dei miei sogni e lo sto per realizzare, quindi sono molto contento. Devo dire qualcosa, aspetta che ti chiedo, mi sono imparato, ho scritto come si chiama. Raccogliete fondi per la neuropatia, per le piccole fibre periferiche, un grande impegno. Queste sono le serate, diciamo, più importanti di altre perché queste cose fanno bene alla gente, quindi quando possiamo aiutare le persone è sempre bello, quindi siamo fieri di essere qua. Grazie. Grazie.